festa per il più diffuso settimanale italiano. Difatti pensate che Sorrisi e Canzoni questa settimana ha stampato la cifra record di 2 milioni e 500 mila copie. È forse il settimanale più letto in tutta Europa e certamente tra quelli più letti in tutto il mondo. Un primato che ha pochissimi riscontri, perfino negli Stati Uniti. Voi tutti avrete visto questo spot pubblicitario di Sorrisi e Canzoni accompagnato da un bellissimo motivetto. Ebbene, io vi dissi che quest'oggi noi terremo a battesimo questo gruppo di cui sentiamo sempre le voci, le abbiamo risentite adesso, ma non li abbiamo mai visti di persona e forse non tutti sanno come si chiamano. Signor Di Cagno. New Glory. I New Glory, la risposta esatta. E signori, ascoltiamo i New Glory che ci cantano per intero la canzone di Sorrisi e Canzoni. Eccoli qua, forza ragazzi. Music is a show with Sorrisi Superstar. You're the best in the world, my Sorrisi, and songs I love you. I New Glory, venite qua ragazzi, dai, mettetevi qua di fianco, vi facciamo un po' di onori di casa e vi presento. Signori, questo è il loro debutto, quindi è un momento molto importante, so che sono tutti molto emozionati, ma però sono anche molto fortunati questi ragazzi perché
sono stati incaricati di cantare questo motivo con il quale Sorrisi e Canzoni reclamizza tutte le cose più belle che noi facciamo a Canale 5, Italia 1, tutte le televisioni in genere. E come vedete hanno anche indovinato questo gruppo, perché intanto ci sono due belle ragazze che sono anche indossatrici, fotomodelle se non sbaglio. Voi invece siete un po' meno belli, però siete molto bravi, perché se non sbaglio mi pare voi due siete quelli anche che partecipate alla stesura dei testi delle canzoni. Non è che in questa canzone ci sia un testo molto lungo, vero? Ma non era possibile farlo più lungo, bisognava continuare a dire Sorrisi e Canzoni, no? Sintetizzato. Ecco, dunque allora intanto ve li voglio presentare uno per uno. Dunque allora abbiamo Leo Fabrizio, qual è Leo? Io sono. Tu sei Leo Fabrizio, dunque nato a Milano, è disegnatore di moda, è stato, poi un bel giorno ha deciso di mettersi a studiare il violoncello, poi l'ha abbandonato e adesso scrive musica con i suoi fratelli. Sì, con i miei due fratelli, ecco. Poppy e Maurizio, ecco, Fabrizio. Questa non è l'unica canzone che hai fatto, ne hai fatto anche delle altre naturalmente, no? Sì, ecco. Qualcuna collaborazione così, ecco. Questa è la vera, ecco. Prima. Comunque guarda che questo è un motivo che farà un grande successo, perché voi non avete idea quante telefonate noi riceviamo qui a Canale 5 ogni volta che va in onda questa vostra canzoncina, e tutti erano tanto curiosi di vedere come erano fatti quelli che la interpretavano. Poi abbiamo Lorenzo Lavagetti. Ecco, Lorenzo, pensate, fa il cuoco. Ma lo fai ancora adesso? Certo. Ma pensa un po'. Dunque, allora, questo ragazzo è uno spirito un po' inquieto. Ha fatto il gelataio, l'assistente fotografo, il disegnatore di accessori di moda, e poi ha detto, a fare il cuoco si guadagna di più e poi si magna. E allora ha detto, faccio il cuoco. Però, siccome la sua passione è la musica, allora si è messo poi insieme al suo grande amico Leo e hanno scritto queste belle canzoni. Poi abbiamo queste due belle ragazze, dunque abbiamo Cristina Balestrini. Qual è Cristina? Ecco, Cristina che è qua, fate concorrenza con la nostra campionessa, con la Susi, eh? Tutte e due vestite quasi uguali, siete, direi, eh? Sembrate sorelle quasi quasi. È di Savona la Cristina, è stata campionessa di basket, pensate, militava nel campionato di Serie B, poi fa la fotomodella, l'indossatrice, ha abbandonato lo sport, ha fatto bene e penso che farà successo sia come indossatrice ma anche come cantante. Vedete che bella ragazza. Infine abbiamo la biondina Anna Mosca, dico bene? Allora, Anna Mosca, anche lei era molto brava nello sport, in particolare atletica leggera. Esatto. Che specialità facevi? Facevo 1000 metri. 1000 metri? Hai capito? Hai vinto qualche medaglia? Ho vinto i Giochi della Gioventù. Giochi della Gioventù? Ammazza, una campionessa abbiamo qui, eh? Allora non dovresti abbandonare lo sport, peccato. Però forse in compenso abbiamo guadagnato una bella ragazza nel mondo della musica leggera e delle fotomodelle. Bene ragazzi, io mi complimento con voi. Tra l'altro mi comunicava proprio oggi la signora Mani, responsabile appunto di quello che riguarda i contatti per la musica leggera, che la vostra canzone è entrata già nella Hit Parade ed è al 20° posto. Quindi adesso piano piano dovete arrampicarvi e salire su, chissà che magari non vi facciamo fare la sigla musicale della mia nuova trasmissione. Magari. Se fate una sigla bella, senz'altro, perché a noi piace sempre avere gente nuova e gente giovane. Complimenti ragazzi, facciamo un applauso per loro. Arrivederci e buona fortuna.